Buonasera, bentrovati per questo nuovo appuntamento di Stasera Con. Stasera 20 novembre, venerdì 20 novembre 2015. Siamo in diretta, sono le 21:45 circa, un po' di ritardo perché abbiamo dovuto, problemi attinenti qui l'inizio della trasmissione. Stasera la trasmissione così si occuperà di tanti argomenti quanto mai importanti. Apriremo uno spazio su Mazzarrone, un altro su Ramacca, quindi anche su Caltagirone, ma la notizia più importante che indubbiamente oggi ha creato un po' di fibrillazione, se non altro perché la situazione nel Calatino sta un po' mancando sta facendo mancare di rappresentatività democratica il Calatino. Ci sono quattro comuni che sono retti, diciamo, o dal solo sindaco perché i consigli comunali si sono autosciolti o perché appunto ha sfiduciato il sindaco come quello di Caltagirone con commissariamento. Ecco, stamane siamo stati colti di sorpresa perché ci è arrivata notizia che proprio alle 9:15 circa, quindi di prima mattina, nelle mani del segretario generale del comune di Caltagirone, di Gran Michele, pardon, è stata depositata una richiesta di convocazione di consiglio comunale con accluse 14 firme, chiedendo di mettere all'ordine del giorno una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Salvatore Canzoniere. Capite bene che in un consiglio comunale di 20 consiglieri comunali, 14 firmatari che depositano questa richiesta di consiglio con all'ordine del giorno una mozione di sfiducia, teoricamente, perché adesso c'è l'iter burocratico, il tempo che va credo da 10 a 20 giorni per la convocazione del consiglio, io credo che sia 20, 30. Caltagirone era una repubblica diversa, ricordavo che fossero 20. Comunque, benvenuto al Raffaele Barone, dottor Raffaele Barone, dottor Rocco Zapparrata e il dottore Salvatore Silesci. Buonasera, grazie di essere qui con noi. Tre consiglieri comunali, tra l'altro Rocco Zapparrata è il primo firmatario e il secondo Raffaele Barone. Se non altro perché già voi due, mi pare che qualche mese fa, avete anticipato questa intenzione. A me sembrava, sì, velleitaria, un po' remota. Oggi vedo che sono 14, 14 significa che è il numero che serve, che necessita per votare la mozione di sfiducia. Come è maturato, dottore Zapparrata? Innanzitutto è importante anche sottolineare che oltre le 14 firme dei consiglieri comunali ci sono state anche le dimissioni di tre assessori, Ma non hanno nonché. niente a che vedere con questo. Beh, no, come no, innanzitutto degli No, assessori. burocraticamente non sono Burocraticamente. collegate. Politicamente, certo, Politicamente però è un fatto hanno una importante, lettura, è in una dubbio, lettura politica, rafforzano è chiaro, questo gesto. rafforzano il Quindi si sono gesto. dimessi tre consiglieri comunali, tre assessori. Sono adesso il vice sindaco, anche assessore che è Ignazio Il vice Giandinoto, sindaco. l'assessore Daniela Mammana, che ha portato il bilancio, quindi ha portato a conclusione il bilancio di previsione, che tra l'altro il 24 dovremmo votare, l'altro Roberto Grosso, Roberto Grosso. che quindi praticamente tutta quasi la giunta, per cui già non può neppure Cioè la operare. compagine amministrativa è fatta da quattro assessori. Da quattro assessori, È sì. rimasto solo un assessore vicino a Salvatore Canzonieri, Chi è l'assessore che è rimasto qui? Marilena Calanda. La Calanda, Ah, la Calanda. l'architetto Calanda. Significa che il sindaco è solo, ormai più non ha una maggioranza che lo Vabbè, sostiene. intanto può rinominarsi subito gli altri assessori. Lui può rinnovarsi gli assessori, Capace che però l'ha fatto in bisogna prendere questa atto maniera. di questa, Chiaro, come ha questo è detto un gesto lei, politico gesto politico fortissimo. forte. Noi siamo partiti, ha detto bene, siamo partiti a maggio a lanciare questa idea della sfiducia, ma vede, il punto è questo, come dico sempre, nulla di personale nei confronti del sindaco, il quale non ha neppure preso in considerazione il gesto forte che io, Raffaele Barone, e poi Silesci, perché è venuto in questi studi a confermare la disponibilità di Ricordo. votare la sfiducia, e neppure in questo caso ha pensato di cambiare atteggiamento nei confronti sia degli assessori, del vice sindaco stesso, un ragazzo preparato, ma che si trova bloccato in ogni attività amministrativa nei suoi confronti, ma anche e soprattutto nel Consiglio Comunale, perché noi
tantissime volte, dal primo giorno onestamente, siamo stati sempre disponibili a portare avanti delle iniziative positive per il comune, tantissime emozioni, e lui ha sempre disatteso tutto. Quindi ragiona con un modo vecchio di ragionare che oggi la politica non permette, con un atteggiamento completamente sbagliato. Ha, tra le altre cose, disatteso tutte le iniziative sul piano del traffico, dimentica che ci sono oggi soldi solo a livello nazionale e soprattutto europeo, di ultima la nostra mozione che abbiamo presentato urgentemente settimana scorsa, di cui io sono stato il primo firmatario, dove portavamo avanti dove c'era un bando importante che scade il 30 novembre per la riqualificazione delle aree degradate, 150 milioni di euro in 3 anni, cioè il sindaco non ne sapeva niente, quindi significa che non riesce a amministrare questo comune, che ricordo io sempre stato un comune comunque che ha brillato nel Calatino. Quindi devo dire che sono ovviamente contento di questa mozione di sfiducia che abbiamo depositato questa mattina, e ringrazio tutti i consiglieri comunali che chiaramente hanno firmato questa mozione, e con particolare attenzione nei confronti sia di Agata Scirè, che ha coordinato, come dire, anche logisticamente da questo lato, diciamo, lato della minoranza, chiamiamola, e dall'altro lato Giancarlo Giandinoto, che tra l'altro è vicepresidente del Consiglio, che ha invece coordinato, come dire, la parte della maggioranza. Per il resto tutti stanno dando il loro grande contributo e grande attenzione alla confronto della città, che i cittadini ci chiedono questo, quindi non è che noi siamo lì a fare un qualcosa contro qualcuno, sono i cittadini che ci hanno chiesto. Chiaramente 14 consiglieri rappresentano, si può dire, 3.000-4.000 voti, quindi ci sono 4.000 elettori che ci chiedono di fare quello che stiamo facendo, per cui questa è la realtà dei fatti. Salvatore Sipesci, allora, come ci siete arrivati? Ma ci siamo arrivati con molta serenità, facendo un passo alla volta. Rocco, anche per la sua giovane età, almeno rispetto alla mia e quella di Raffaele, più impulsivo, partì lui in tarda primavera con questa cosa. Io quando sono venuto qua nel suo studio ho detto: ma ancora le condizioni non ci sono, in realtà allora non c'erano le condizioni. Si sono venute a creare anche nei mesi successivi, perché il sindaco è stato sordo agli stimoli che gli sono venuti dalle persone capaci che sono stati vicino a lui, che si sono spesi in campagna elettorale. Perché bisogna ricordare che Salvatore Canzonieri a Gran Michele non godeva, a dispetto di quello che lui pensa, di questa, diciamo, forza elettorale per essere eletto sindaco della città. Perché lui, quando fu sindaco l'ultima volta, 2002-2003, poi andò via, la città era un po' schifata, disgustata dal suo modo di amministrare, perché era completamente abbandonata. Quando arrivò Pippo Compagnone ha dovuto ricominciare tutto un lavoro di ricostruzione, sia a livello dell'amministrazione, degli uffici, ma soprattutto a livello di progetti. A Gran Michele non esisteva un parco progetti, negli anni sono stati effettuati dei progetti, sono stati ottenuti dei finanziamenti. Lui in questi 2 anni e mezzo ha bruciato il lavoro fatto in questi anni, sia a livello proprio di uffici, di organizzazione degli uffici, ma ha fatto sì che anche i progetti importanti, quali quello del depuratore della Fonte Canali, del campo sportivo, siano stati persi. Cioè non so lui cosa ha fatto, e la cosa più grave qual è? Non è riuscito a coordinare la squadra che gli è stata accanto in campagna elettorale. Al di là dei personalismi, dice, lui ha fatto dei nomi di consiglieri comunali che facevano parte della maggioranza di Canzonieri, ma non è stato il singolo, l'uno o l'altro. È stata una cosa che in questo gruppo di consiglieri, anche giovani, di professionisti seri che sono stati vicino a lui, è maturata, perché il sindaco è stato sordo, non si è aperto, non è stato disponibile, diciamo, al dialogo con questi suoi amici, e figurarsi al dialogo con l'opposizione, con noi non si è voluto mai aprire, non hanno colto i segnali anche che noi gli abbiamo dato nell'interesse della città. Noi non abbiamo fatto opposizione, diciamo, strenua in questi anni, siamo stati molto sereni, è stato lui che ha bruciato la sua squadra, per cui quando queste persone si sono accorte che non si poteva andare avanti, che si faceva solo un danno alla città stando vicino a lui, sostenendolo, mi sono resi conto che era meglio troncare. Per questo hanno firmato questa mozione di sfiducia, e noi ci auguriamo che nell'arco di questo mese venga votata e venga approvata in Consiglio Comunale, a meno che Salvatore Canzonieri, con, diciamo, un pizzico di intelligenza, decida lui stesso di dimettersi prima che gli venga discussa la mozione di sfiducia. Ritengo che ormai una mozione firmata da 14 consiglieri comunali, 3 assessori della maggioranza che si dimettono, dice tutto. Non c'è
altro che dire, cioè ormai questa esperienza amministrativa per il bene di Gran Michele ritengo che sia terminata, dobbiamo voltare pagina, dobbiamo far sì che la città abbia un'amministrazione nuova, con gente all'altezza di amministrare, di gestire questo momento difficile che tutti i comuni, gli enti locali attraversano, questo non ce lo dobbiamo nascondere, non sarà facile amministrare quest'ente, però dico con le persone capaci e soprattutto con una squadra che funzioni bene, in cui proprio ci sia un ruolo di una persona che faccia il leader e quindi si spenda come sindaco, ma coordinata dai consiglieri comunali, degli assessori, il rapporto con i cittadini, con le associazioni, cosa che è mancata a Gran Michele in questi anni. Lui si è rinchiuso nel palazzo, riteneva di fare tutto lui, di comandare tutto lui. Non si fa così amministrazione. L'avrebbe voluto fare qualche altra persona con un livello più alto, ma anche se uno può avere un livello, diciamo, amministrativo, culturale, di alto spessore, anzi più alto è lo spessore culturale, più ci si apre agli altri. Invece lui si è chiuso a riccio e quindi ha creato solo danni. Basta pensare alla SIE, cioè ha rescisso questo contratto della SIE, non sappiamo, anzi lo stiamo vedendo, già ci sono le prime criticità importanti nella gestione del servizio idrico Gran Michele, si è aperto un contenzioso grosso e non sappiamo come andrà a finire. Questa è una cosa importante, ne abbiamo parlato quando sono venuto a fine maggio in questo studio, già a distanza di mesi si stanno vedendo le prime criticità e siamo ancora in inverno, ora come arriverà l'estate ne avremo delle belle, per non parlare, che ne so, della raccolta dei rifiuti. La raccolta differenziata era salita a quasi il 40% a Gran Michele negli anni scorsi, ora siamo scesi intorno al 18-20%, siamo il fanalino di coda, credo, del Calatino. Ci sono comuni come Scordia, Licodia, che fanno una raccolta differenziata ad alto livello. A livello di piano del traffico, Rocco accennava di questo, il piano del traffico. Ha deciso lui, modo proprio, di stravolgere il vecchio piano del traffico. Gli abbiamo dato degli input in consiglio comunale, dappertutto, lui si è chiuso a riccio, anche qua non ha voluto cambiare la circolazione di Gran Michele, Gran Michele è diventato un labirinto. Quindi questo per citarne un paio di occasioni. Non di ultima la mozione riguardo anche l'energia elettrica, che lui votò a tempo fa, quando era consigliere comunale, quando era sindaco della Sole. Abbiamo oggi, ma è legge, la Consip ha disposto un'azienda in particolare che deve, può essere autorizzata, quindi basta solo aderire, il che abbiamo dato in consiglio comunale questa iniziativa, l'abbiamo portata a conoscenza di questa novità e ancora non si è fatto nulla. Si parla di qualcosa come 150.000 euro di risparmio per il Comune di Gran Michele nell'arco di un anno, cioè quasi quanto rappresenta l'IMU agricola o gli aumenti della TASI che sono stati necessari. Quindi, cioè, risparmi molto significativi e non capisco per quale motivo si rallenti, si faccia, sono 2 mesi, quindi si poteva fare benissimo subito e ancora non abbiamo contezza di cosa succederà. Comunque la realtà è questa, le motivazioni sono tantissime e i cittadini ci hanno indotto e spinti a questo. Raffaele Barone. Penso che questo atto di oggi è anche un atto storico, che nella storia di Gran Michele non c'è stata mai presentata una mozione di sfiducia. Io ne sentivo parlare, però mi sembrava non nell'indole gran michelese, diciamo. Però vedi, Gran Michele sta vivendo una delle crisi più gravi della sua storia, perché Gran Michele è un paese giovane. Questo in generale, diciamo, giusto? Ma Gran Michele in particolare, perché Gran Michele ha rappresentato sempre una capacità pragmatica, il Calatino in particolare, pragmatica sia dell'imprese, politica, certo. Perché c'è la capacità di mettersi insieme, tu lo sai, chiaro, Gran Michele, abbiamo questa capacità pragmatica anche di guardare il bene comune, guardare l'interesse della città. La crisi che sta vivendo questa città sul piano sociale, economico, culturale, politico e istituzionale è senza precedenti. Io quando te lo dicevo, l'ho detto qui, l'ho detto anche prima, lo dicevo in consiglio comunale scherzando, ne ero convinto, perché stando fra i cittadini si capisce, stando fra, vedendo le cose, perché poi lui, noi avevamo scritto 10 punti allora, e quindi i punti sono diventati tantissimi, perché i consiglieri della maggioranza hanno spulciato il loro programma elettorale. Non ne ha realizzato una. Ancora sono 2 anni, però. Due anni e mezzo. Non solo, vedi, noi la mozione di sfiducia la stiamo presentando perché, come dice, siccome a peggio non c'è mai fine, noi dobbiamo frenare
questa situazione di degrado della città, perché vedi, è stata la cronaca, le tasse sono aumentate in maniera inverosimile, l'insicurezza della città è inverosimile, la città dal punto di vista economico è in ginocchio, non c'è un'iniziativa culturale nella nostra città, non c'è un coinvolgimento dei giovani, non c'è, come dire, la città vive nell'abbandono, cioè quando tu esci a Gran Michele, a parte la questione del traffico, che è simbolica, l'altra volta abbiamo fatto una riunione del Consiglio Comunale, eravamo tutti d'accordo, tranne il sindaco, quando uno poi si indestardisce, motivi ce n'erano tantissimi, oggi mi ha quasi impressionato, come dice, la passione con cui questi giovani della maggioranza si sono dimessi dicendo ma noi siamo persone laureate, intelligenti, non possiamo essere trattate come persone che non capiscono niente, da una persona che ci chiama solo per alzare il dito. E questo veramente, il fatto, io guardo, non pensavo neanche che la giunta si dimettesse, io infatti dicevo ma non è un obbligo, e invece come dice è una presa d'atto. Quindi certo, io ho sempre detto canzone inadeguata, è pesante politicamente, le dimissioni di tre quarti di giunta, io l'ultimo consiglio comunale contestualmente, certo. e come se avessero sottoscritto la mozione, sì, di sfiducia. Ora non so quello che succederà nei prossimi, certo, di qui alla fine dell'anno, però è chiaro, io l'ultimo consiglio, chi fa politica deve avere un minimo di lungimiranza, deve guardare un po' oltre. Noi l'abbiamo visto un po' prima che non c'erano più le, io alcuni amici miei glielo dicevo, ci sono le condizioni della formazione, loro dicevano tu scherzi, lo fai per giocare un po', così ci provi, ci fai cultura per fare, e invece no, di pubblicità, invece le condizioni c'erano. Io l'ultimo consiglio comunale l'ho detto a Canzoniere, gli ho detto in consiglio comunale prendi atto, perché abbiamo fatto consiglio comunale, non mi ricordo tutti i punti che c'erano, prendi atto che ti deve dimettere, perché è l'unica cosa che puoi fare, è dimetterti, perché devi prendere atto che la squadra, la politica, la democrazia è fatta di relazioni, è fatta di coinvolgimento, non ci può essere un uomo solo a comando, non funziona in nessun posto al mondo un uomo solo a comando, figurarsi a Gran Michele. E poi lui veniva da una tradizione di lavoro di squadra, invece. E quindi è una, come dice, una fine così, però la città deve svoltare. Già siamo in ritardo, perché guarda che sarà difficilissimo per chiunque governare, perché adesso la crisi economica, cioè ormai le imprese di Gran Michele hanno perso il gusto e il piacere di stare insieme. Gran Michele era una specie di distretto, come no? Le imprese non stanno insieme, le famiglie, Gran Michele era un paese ricco di associazioni, associazioni cattoliche che facevano, c'era la consulta delle famiglie, la consulta delle parrocchie, i giovani, c'era la consulta dei giovani, non c'è più niente, la gente si è assopita, si è rassegnata, non c'è dibattito politico, questo è grave. Oggi quando siamo saliti tutti in consiglio dal segretario, è veramente, questa è la democrazia, rappresentante del popolo. Si riprendono quel minimo di... Ma siete andati tutti contestualmente a firmare? Tutti contestualmente. Sì, tutti contestualmente. Mancava qualche consigliere comunale che era assente per motivi di lavoro, ma eravamo parecchi, anche gli assessori e i dimissionari erano là presenti, proprio per questo spirito di cambiamento. Cioè... Io, guarda, mi ha chiamato mi associo a quello che diceva Rocco rispetto al ringraziamento a Agata Scirea, a Giancarlo Genovo, che per la minoranza e per la maggioranza. Quando Agata mi ha detto ci vediamo domani mattina alle 8, ma chi verrà? Tutti. Ma io non pensavo... Io, questi capelli bianchi, deve avere fiducia nei giovani, questo voglio dire, quindi questo è un atto di democrazia, poi quello che succederà non lo so, ma sicuramente è necessario il più presto possibile svoltare a Gran Michele, cambiare e rilanciare questa città, perché poi Gran Michele, tu lo accennavi all'inizio, Gran Michele nel comprensorio, un po' in competizione, un po' così, con Caltagirone, certo, guidavano il processo politico, istituzionale, certo. Qui c'è una storia importante di queste città, di Gran Michele, di Caltagirone e poi degli altri paesi che si è persa totalmente, totalmente. Qui noi abbiamo i punti messi nel programma che ha fatto lui della sua maggioranza, non ne ha realizzato manco uno lui si va. E poi dico una cosa, nel mio partito si è discusso molto, Nel Partito Democratico si è discusso molto. So che non erano molto propensi, diciamo. Si è molto discusso, figurati che noi abbiamo anche, siamo arrivati a delle conclusioni dicendo la mozione di sfiducia si presenta se
maggioranza e opposizione insieme presentano la mozione di sfiducia. Non ci credeva nessuno che insieme presentavamo la mozione di sfiducia. Noi abbiamo stabilito il criterio. Un mese fa noi abbiamo fatto un manifesto in cui abbiamo detto canzoniere e a capolinea. Ma c'è stata una riunione. I messaggi sono stati mandati. Messaggi chiari. Non è che noi siamo con pregiudizi totale. Lui non ha colto. Non ha colto. E questa cosa della campagna acquisti è umiliante per lui e anche per... Ma chi si è messo nella testa che la gente, lui cambia un assessore, ora ne cambiamo un altro. Lo sai perché si è rotto? Si è rotto su questo. Lui ha rotto su questo. Perché pensava che poi prende un assessore, un consigliere fa diventare assessore, la gente poi sai, ognuno c'ha le sue ambizioni, c'ha la sua aspirazione, c'è però poi c'è la dignità del cittadino, la gente fa politica, gente, chi fa il consiglio comunale lo fa per passione, perché c'è solo da perdere tempo, da metterci un po' di volontariato, era un po' di volontariato. Comprare le persone con questa dell'assessorato, comprare. Ma questo, perché termine. Alla base però cosa così c'è è stato, ha cambiato sempre assessore, non ha consolidato una squadra. Io ho visto questi ragazzi, quante volte gli abbiamo detto in consiglio comunale, sono cambiati tutti gli assessori che non sono più assessori. Naturalmente noi viviamo in un paese piccolo e ci vediamo. Io ho parlato con tutti gli assessori, alcuni bravi anche. Mi ricordo Amaru, ne faccio uno. Stavo pensando proprio. Mi ricordo Amaru. La signora Guino. La professoressa Guino. Noi abbiamo Rizzo, io ho parlato con Rizzo. Gente discussa, io ci ho parlato, dice, ma ragazzi... Neanche gli ha permesso di venire in consiglio comunale, ringraziare il consiglio comunale, dibattere, perché tanto ci pensava lui. E allora non funzionava questo già un anno prima, un anno e mezzo prima, due anni prima, perché quando dicevamo già si andava scricchiolando, che significa tu hai fatto una squadra, la legge dice che elegge un sindaco e la squadra che lui presenta alla città. Ne può cambiare uno perché si ammala, perché c'è un problema specifico, ma non che cambia tutto ogni giorno, cambia. Allora tu non stai rispettando il mandato elettorale, perché la gente non vota solo il sindaco, vota il sindaco, il programma e la squadra. Lui ha cambiato, il programma non l'ha realizzato, la squadra l'ha cambiato tutto, quindi va sfiduciato, perché lui ha sfiduciato se stesso. Ma poi la cosa anche che cioè non dà il tempo in questo modo di operare. Tra le altre cose, ha fatto da tappo in un certo senso, insomma, nessuno degli assessori, vice sindaco, nessuno ha potuto operare. Quindi, ma Raffaele, il problema lo sai qual è? Quella la cosa più anche grave. Lui non aveva un progetto, un programma per la città, quindi lui ha vissuto e vive alla giornata. Come ho detto quando sono venuto la scorsa volta qua, il suo obiettivo è rimanere a fare il sindaco, probabilmente per lo stipendio, per l'emolumento che ha preso in questi mesi e basta, ha creato solo danni. Quindi chi nel suo gruppo, nella sua maggioranza, aveva un progetto politico, qualcosa da portare avanti, lui lo bloccava perché si sentiva scavalcato. L'architetto Rizzo in consiglio comunale ha preso una serie di impegni sull'osservatorio, sulla dispersione scolastica, sui problemi sociali. Naturalmente poi quello se n'è andato, arriva un altro, tu riprendi, tu per fare quella cosa hai perso 6 mesi, 8 mesi di lavoro in consiglio comunale, di interrelazione. E poi c'è un aspetto umano con Amarusi, eh? Raffaele, c'è un aspetto umano, c'è il rispetto della persona, psicologo, certo. Fai il psicologo tu, io no? Faccio il psicologo. Un assessore che viene messo alla porta, ti sei fatto un nemico, perfetto, o no? Perfetto. Anzi, il più e fatti, più fatti male fuori. Per questo quando, quando ho cominciato a parlare mozione sfiducia, non ho cominciato a parlare quando sentivo, parlando con i vecchi assessori, con gli ex assessori, che se ne andavano sfiduciati, cioè sfiduciati da lui, perché nessuno diceva, oh, io ho parlato con tutti gli assessori, sono andato a cercarlo perché appunto perché faccio questo lavoro, e tutti mi dicevano la stessa cosa. Ma non per psicanalizzarsi, non per cercare di capire. Sul piano umano, quando Amaru... Confesso che a me è capitato, ma non perché li volessi psicanalizzare, ma ne ho raccolto un po' le lamentele. Basta, quindi. Amaru uno che si impegnava. Io gli dicevo questo, Amaru, certo. In consiglio comunale, dicevo, ti critico però ti rispetto perché sei qui sul campo, ti rispondeva, eccetera. E poi un giorno ci ho parlato, non voglio sapere più, io sono impegnato al lavoro, è come se mi dice a me che sono appassionato di politica, dice non mi piace siamo più la politica. Siamo d'accordo. Direttore, ci tengo a precisare che nessuno è stato psicanalizzato da potrebbe pensare attenzione, dei 14 più altri assessori, sarà un caso che lui studierà per i fatti suoi, ma del consiglio. Allora, i firmatari di questa mozione sono, oltre Rocco Zapparrata, Raffaele Barone e Salvatore Sileci, anche Rosario Campanello, Marcello Cannizzo, Sebastiana Scirè,
Giuseppe La Rocca, Sebastiano Calì, Renzo Giandinoto, Ignazio Giandinoto, Emanuele Verso, Paolo Filia, Marcello Vitale e Gioacchino Giandinoto. Io, siccome non sogno carabiniere e neanche forza dell'ordine, metto sempre i nomi davanti, no, è una questione di formazione mia. Ecco, questi sono i 14 consiglieri comunali che hanno firmato stamane e depositato la richiesta di mozione di sfiducia rivolta al Presidente del Consiglio, mi pare che si rivolge, il quale avrà tempo da 10 a 30 giorni per mettere all'ordine del giorno e convocare il Consiglio Comunale per discutere quest'atto. C'è un aspetto che non mi sembra secondario. Siccome è stata eletta una legge che istituisce l'Election Day, ecco, l'Election Day in Sicilia si celebrerà a fine maggio. È studiata questa? No, è casuale? Chi risponde? Noi l'abbiamo fatto che si facesse prima della fine dell'anno per arrivare a dare alla città più presto possibile, naturalmente, un'amministrazione. Può esserci, di modo che il commissariamento venga brevissimo. Noi vogliamo un commissario più breve possibile. Più breve. Io volevo capirlo, anzi, se è stato così oppure... Ci sono altri due che avrebbero firmato, perché noi all'inizio avevamo detto diamo alla città il bilancio. Ho saputo che dovevano essere 16 in effetti. E te lo dico, noi avevamo detto diamo alla città il bilancio, perché è giusto che un ente, siamo a novembre, abbia il bilancio, perché secondo me, io mi sono sempre battuto perché qualsiasi istituzione deve avere come i conti in regola, eccetera. Abbiamo detto anche la disponibilità, siamo disponibili, il bilancio ci deve essere. Ma è da 2 mesi che... Naturalmente i due consiglieri, probabilmente martedì approviamo il bilancio, non è escluso che i due approvati il bilancio voteranno, non votano anche loro, perché l'impegno era di 16, approvato il bilancio, però l'abbiamo fatto per evitare che superiamo l'anno e quindi scivoliamo di un anno del commissariamento. Quindi questo significa, non va bene. Quindi allora non ho visto male su questo. Ho visto benissimo. Va benissimo. Abbiamo fatto in modo di portarla così come della... Rocco, scusami se la disturbo, se la interrompo. Anche la regione siciliana, mi par di capire, la regione siciliana può avere dalle dimissioni del presidente della regione o la sfiducia. Per la sfiducia dell'assemblea ci sono 90 giorni, perché non può essere commissariato. Entro 90 giorni si va a elezione. Allora, se la regione, se l'assemblea regionale avesse sfiduciato o pensasse di sfiduciare Crocetta oggi, le elezioni per legge dovrebbero essere anticipate. Certo. Seguite? Ecco perché probabilmente, tecnicamente, stanno prolungando, tirando all'ultimo respiro questo governo Crocetta per arrivare praticamente a marzo, per poi accorparle alle elezioni dell'Election Day, quindi a fine maggio. Tra l'altro tengo a precisare... Questo mi sembra anche che passaggi burocratici debbano essere soppesati anche in questo termine, perché è chiaro, giustamente, come dicevano i consiglieri comunali, se noi questa mozione l'avessimo presentata tra 10 giorni, no, passava, anche dopo un anno di commissariamento, ci sarebbe stato un anno di commissariamento. Invece, se le cose dovessero andare così, la città di Gran Michele viene chiamata a eleggere il sindaco e il consigliere comunale il prossimo maggio. Ci sarà un commissariamento di pochi mesi, 4-5 mesi per i cittadini, che il consigliere comunale che serve a far decantare tutte le fibrillazioni, non come a Caltagirone, che ahimè il commissariamento invece sta tenendo vive tutte le fibrillazioni. Troppo. Ma questo è un altro discorso. Non c'erano gli stessi consiglieri. E vabbè, io faccio queste considerazioni. No, è anche importante il passaggio che ha accennato Raffaele Barone sul bilancio, perché chiaramente il giorno 24 si approverà il bilancio, approveremo. Quindi martedì bilancio, prossimo. Assolutamente sì, quindi tranquillizziamo i cittadini, tanti precari, eccetera. Andrà tutto servizi sociali, assolutamente secondo la normalità, non cambierà nulla.
Il passaggio è proprio laddove, chiaramente mi auguro sicuramente che votiamo la sfiducia al più presto, o chissà il sindaco non prenda la decisione di non avere questa possibilità, ma di dimettersi, laddove almeno risparmiamo qualche euro di stipendio evidentemente, e almeno questo è questo come regalo che fa la città. Eventualmente appunto a maggio andremo in elezione. Tra le altre cose, il sindaco canzoniere vanta di essere uno dei sindaci più vicini a Rosario Crocetta, quindi del megafono, per cui che credo e spero, visto che il nostro Calatino ha avuto sempre come partito sempre come inizio, chissà che non parta da Gran Michele anche il futuro sfiduciamento dai consiglieri regionali. Raffaele, io devo dire questo, noi lo scorso anno la minoranza ha presentato il punto dell'ordine del giorno sul bilancio e grazie alla presenza nostra della minoranza, se i consiglieri hanno votato il bilancio l'anno scorso, allora mi è venuto a dire mi ricordo. Che questa amministrazione è inadeguata, cioè che Canzoniere non è capace di portare avanti neanche un bilancio, che è una cosa essenziale per il paese. Quest'anno abbiamo riconvocato il consiglio comunale per il bilancio a settembre, perché noi siamo... E tu ti ricordi, abbiamo fatto le trasmissioni quando si diceva che noi avevamo un'opposizione. È una posizione blanda, quindi anche propositiva. Qualcuno ci diceva: ma voi siete troppo. Ma questo rinforza ancora di più questa azione di mozzarella. E fa emergere l'incapacità progettuale amministrativa di questo sindaco. Perché dico, senza necessità di una opposizione, che ne so, dura, forte, così lui si è squagliato come una neve al sole. Perché dico, non c'era un progetto politico che lo sosteneva. Neanche un progetto è stato approvato. Va bene, chiudiamo questo spazio, questa era la notizia del giorno, ripeto che interessa Gran Michele, ma interessa diciamo tutta la collettività del Calatino. Si dovrà riparlare ora di area metropolitana, di liberi consorzi, non si sa bene neanche questa, con la modifica della legge, se sarà fatta la regione, però ecco, se andava all'elezione del sindaco dell'area metropolitana con 4 comuni del Calatino, che è l'area territoriale più importante, sono quasi 3/4 di territorio, che invece non potevano partecipare alle elezioni. Se dovesse succedere anche con Gran Michele, sarebbero 5 comuni e quindi si allargherebbe questa forbice. Speriamo che invece la legge ci aiuti e ci venga incontro per dare giusto valore al voto democratico, seppur indiretto, di quest'area che dovrebbe essere rappresentata col voto del sindaco e dei consiglieri comunali. Intanto, questo è il fatto, 14 consiglieri su 20 stamattina hanno depositato nelle mani del segretario generale del comune di Gran Michele e al presidente del consiglio comunale, prioritariamente va indirizzata al presidente del consiglio comunale, che possa indire un consiglio con all'ordine del giorno la mozione di sfiducia che è stata testé depositata stamane nelle mani del segretario generale da firma di 14 consiglieri. I consiglieri sono Rocco Zapparrata, Raffaele Barone, Rosario Campanella, Salvatore Silesci, Marcello Cannizzo, Sebastiano Ascirè, Giuseppe La Rocca, Sebastiano Calì, Renzo Giandinotto, Ignazio Giandinotto, Emanuele Verso, Paolo Filia, Marcello Vitale e Gioacchino Giandinotto. Silesci, perché a lei il nome lo hanno messo prima? Salvatore Silesci. Sto un refuso di questo ambaggio. Va bene così. Dobbiamo aggiungere qualcos'altro? Speriamo di poter avere ospite il sindaco di Gran Michele, anche per sentire le sue giuste ragioni a seguito di questa vicenda che indubbiamente segnerà la vita politica amministrativa della città di Gran Michele. È indubbio, abbiamo detto che Gran Michele è una città notevolmente più monolitica, diciamo, politicamente, quando ha fatto delle scelte e le ha portate sempre a termine, per cui questo è un fatto indubbiamente traumatico, diciamo, che segna anche la storia di questa monolitica, ma anche con fermenti politici, culturali, sì, di livello. Ma quando faceva delle scelte c'erano delle scelte chiare e nette, diciamo, ecco. Ma io l'ho detto in campagna elettorale a Canzoniere che ormai il suo tempo era finito. Lui si è intestardito in questa cosa, è andato avanti, ma forse il coltello dobbiamo girarlo là. È andato a sbattere. Invece io la inviterei a invitare in questa trasmissione anche gli assessori dimissionari, gli altri consiglieri comunali, anche per sentire, diciamo, noi rappresentiamo, diciamo, l'opposizione a Canzoniere, perché facciamo parte della minoranza. Assolutissimamente sì, c'è questa disponibilità. Voi fatevi l'attore
aiutateci in questo senso, siamo disponibili così. Anche come. I giovani consiglieri. Assolutissimamente. Perché anche bisogna apprezzare, dico, il gesto che hanno fatto questi assessori, questi consiglieri comunali, perché se erano altri legati all'Alpoltrona. Chiaro, politicamente interesse. Guardate che è un segno pesante. Di oltre ai consiglieri che si dimettono tre quarti di giunta, tre assessori su quattro, è un segnale politico. Notevolmente politico. Di facile lettura, diciamo, ecco, quindi non c'è niente da aggiungere. Come Marino a rassegnare le dimissioni. Sì, dice, ma ancora capisco che fa il medico, no. Ma è specializzato in chirurgia. No, faccio l'oculista, in oculista. E vedo lontano. Oculista. Vorrei lontano. Dire invece una cosa io. Io mi auguro che invece il sindaco Canzoniere abbia il coraggio e dia la possibilità alla gente eventualmente di ricandidarsi. Io lo vorrei trovare tra i nomi dei sindaci che si ricandideranno, no, a maggio. No, una follia, si deve mettere, deve avere coraggio e la dignità di mettersi a disposizione dei cittadini. No, Rocco, una follia se me lo auguro. Chiudiamo questo spazio, facciamo la fonda politica. Andiamo avanti, intanto registriamo questo fatto. Grazie a Raffaele Barone, grazie a Rocco Zapparrata, grazie a Salvatore Sileci, in bocca al lupo, buon lavoro. Ci sarà una lunga campagna elettorale, ma in questo intanto la mozione di sfiducia deve approdare in consiglio ancora. E deve essere votata. Ancora, questo è il primo passaggio. Quindi tanta acqua deve passare ancora sotto i ponti. Con l'acqua sì. L'unica cosa che lui si vanta ancora è di aver raggiunto nel programma è aver riportato l'acqua pubblica. Anche questa cosa. Io penso che sia proprio lì. Allora dico, sta cosa dell'acqua, fa vedere un po', dico, fra virgolette, la stranezza, per non dire la follia, no? Lui ha organizzato tutta una manifestazione per l'acquisizione dei pozzi che ricordavano le cose che si facevano a Gran Michele 40 anni fa quando ero piccolino con i calzoncini corti, l'avvocato Morello che c'era sta marcia nei pozzi, che poi sta marcia nei pozzi l'ha fatto solo lui, accompagnato da vigili urbani e da due nostalgici più anziani di lui, c'è una cosa inutile, senza senso, che la città non ha accolto, dico. Che senso c'è che doveva fare la marcia di conquista del posto? Che alla scuola mancava l'acqua, che in un quartiere la settimana scorsa mancava l'acqua e vedremo ancora i problemi che dovremo gestire. Avremo ancora di modo di approfondire questi argomenti. E i buchi di bilancio che ci lascerà. Va bene. Grazie in bocca al lupo. Allora, prima di dare la pausa pubblicitaria, vi ricordo che domani, sabato 21 alle ore 17, si apriranno ufficialmente con una cerimonia certamente da non perdere, in cattedrale San Giuliano a Caltagirone, le celebrazioni per la istituzione del bicentenario della diocesi di Caltagirone. L'istituzione della diocesi, inizieranno i festeggiamenti per il bicentenario. Nel 1816 fu istituita la diocesi di Caltagirone. L'apertura si farà in pompa magna, ci sarà a presiedere le celebrazioni Sua Eminenza il Cardinale Angelo Bagnasco, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Ci saranno i Vescovi invitati di tutta Sicilia, ci saranno tantissimi sacerdoti, tutte le rappresentanze delle amministrazioni, tutti i gonfaloni dei 15 comuni che compongono la diocesi di Caltagirone. TVR Xeno è l'emittente ufficiale del bicentenario, seguiremo con tutta la regia video all'interno della cattedrale, sarà tutta curata da TVR Xeno e poi successivamente abbiamo fatto per questa un'opportunità per dare la possibilità alla gente di seguire in diretta appunto questo accadimento, saranno collocati tre schermi giganti all'interno e fuori dalla cattedrale, quindi ci saranno molti posti a sedere, amplificazione e quel tutto, le riprese video sono curate dalla nostra emittente. Partecipare è importante, stringersi attorno alla Chiesa in questo momento è importante, stringersi attorno al nuovo messaggio di Papa Francesco in questo momento è importantissimo, ma ha fatto senso qualche giorno fa in uno di questi salotti di queste ore, di queste giornate segnate da grande tribolazione, c'è stato un commentatore politico che ha detto che l'Occidente, la risposta più giusta a questi pazzi dell'ISI la sta dando Papa Francesco. E io credo che questo veramente sia una cosa che io ho colto, probabilmente molti non hanno colto. Però guardate, sono parole veramente efficacissime, quello che sta facendo Papa Francesco, non per niente nel mirino,
non per niente nel mirino. Quindi anche domani un segnale importante, la presenza del più alto rappresentante della Chiesa italiana, il Presidente della Conferenza Episcopale, il Cardinale Angelo Bagnasco, che ci onorerà della presenza per le celebrazioni, per l'inizio delle celebrazioni del Bicentenario, credo valga la pena di dare un segno tangibile, visivo, fisico, di essere presente in questa celebrazione. Brevissima pausa pubblicitaria e poi continuiamo la nostra trasmissione.